Ciao a tutti, bentornati. Nella puntata scorsa ho parlato di come si illumina un set in interni, questa volta vi dico come si illumina un set in esterni. Non mi dilungherò troppo su questo argomento perché è abbastanza inutile. Già nella puntata scorsa vi ho detto come si illumina un set cinematografico e, parlando di esterni, l'unica cosa che dovete tenere conto è che avete una key light, cioè una luce primaria, che è fondamentalmente quella del sole. Quindi è inutile che io esca fuori a farvi vedere con cose pratiche, anche perché a uscire fuori ci ho provato. E ho incrociato anche la corriera. Quindi vi dirò come si allestisce un set in esterni stando all'interno. In realtà ve lo posso dire perché non c'è tutta questa scienza dietro, una volta appreso come funziona il meccanismo della luce e del posizionamento delle luci, ovvero key light, cioè luce primaria, luce di riempimento, e backlight, cioè luce di riempimento posteriore. Tenete presente che quando siete all'esterno, come dicevo, avete una key light che è il sole. Il sole però non lo potete attenuare, e allora che cosa dovete fare? O prendete i tendoni bianchi, trasparenti chiaramente, perché un po' di luce deve filtrare, non è che vi deve fare perfettamente ombra. Non so se forse li avete visti quando girano quei film, tipo anche le commedie, così, o comunque se girate se vivete in grosse città e girate ogni tanto, vedete magari che stanno girando un film, vedete che hanno questo enorme tendone un po' quadrato così vicino agli attori. Quello serve o a filtrare il sole o a fare anche una luce di rimbalzo se è messo frontale al sole. Se invece è messo, diciamo, a coprire l'attore dal sole, è per fare una luce più diffusa. Fa praticamente quello che fa un softbox. Se invece la giornata è nuvolosa, meglio ancora, già le nuvole fanno da softbox, cioè attenuano la luce del sole in modo che non tagli proprio di netto le ombre. Perché il problema appunto qual è? Che il sole è fondamentalmente una luce a spot, una spotlight, ovvero è come se voi aveste la luce di un proiettore, perché è talmente intensa, talmente puntiforme, che va a tagliarvi le ombre di netto. Quando invece c'è nuvolo e l'ombra non la vedete affatto, la vedete comunque poco. Quindi quando è nuvoloso è l'ideale per girare, perché avete modo di controllare voi la luce. E poi chiaramente c'è anche il discorso che se volete fare una certa profondità di campo e dovete quindi aprire molto gli obiettivi, dovete usare in esterni i filtri, perché non potete avere il controllo sulla luce del sole. Filtri chiaramente oscuranti, cioè quelli filtri ND, quelli che oscurano abbassano praticamente la luminosità del vostro obiettivo. E quando si esce a filmare purtroppo non c'è molto raggio di orario, cioè non c'è molto range di orario. Perché il sole, se la giornata è bella e soleggiata, crea un problema, ovvero che, come detto, essendo puntiforme, che cosa succede? Che se è troppo in alto allo zenith, quindi intorno alle 10, 11, mezzogiorno, 1, 2, così, è troppo in alto e non vi picchia giusta la luce, non vi fa da key light precisa, quindi vi crea delle ombre dall'alto verso il basso, quindi se avete dei berretti o qualcosa, comunque vi oscura il viso. E allora in quel caso o usate anche lì luce artificiale puntata frontale, oppure se volete sfruttare il sole l'unico modo è di aspettare le ore serali o di filmare la mattina presto, quando il sole è basso sull'orizzonte e può fare perfettamente da key light. Ve lo tenete o così, ovviamente non così, perché sennò torniamo al discorso che ho fatto nel video precedente, ovvero che vi tenete poi la luce frontale e fa più un effetto beauty da catalogo che non da film, da cinema. E quando avete il sole comunque a 45 gradi con un pannello riflettente, andate poi a smorzarvi l'ombra che vi genera dall'altra parte. Normalmente di giorno non c'è bisogno di una backlight, si usano la sera quando poi la luce comincia a calare o addirittura è notte. E proprio perché
diciamo che in esterno la luce notturna vale più o meno come un set interno, dove la luce non c'è, siete voi a crearla, a meno che chiaramente non ci siano lampioni, insegne, che possono essere sfruttati, perché anche quelli purtroppo rimangono accesi, non è che potete andare lì e chiedere al comune di spegnervi i lampioni. Poi magari qualche comune lo fa, se è girato coi permessi, però in realtà non credo, quindi non... Quindi diciamo che se avete necessità di mettere mano voi alla luce durante la notte, dovete allontanarvi da un centro abitato e girare, che ne so, in un bosco o comunque in una zona dove c'è scarsa illuminazione. Però chiaramente fuori vi portate tutto con delle megapile, un miliardo di batterie che non finiscono più, oppure vi portate un gruppo elettrogeno per avere corrente elettrica. Poi comunque più avanti farò poi dei tutorial, perché adesso sto comunque parlando dell'area tecnico-teorica più che altro. Sì, vi ho fatto vedere qualche esempio spostandomi su Photoshop piuttosto che comunque sui vari programmi, come farò poi con l'editing, però la parte veramente pratica la voglio lasciare poi a video, che saranno poi dei tutorial e non saranno più numerati, perché il videocorso teorico sarà finito. E non so, dirò in questo video, faccio vedere come funziona il green screen tutorial, in quell'altro come si posizionano le luci all'aperto tutorial, eccetera eccetera, sennò ogni video diventa poi troppo lungo, quindi mi sembra abbastanza inutile. Diciamo che il concetto base ve l'ho già spiegato quando vi ho spiegato nella puntata precedente come funziona la luce in interni. Fuori non è diverso, con la differenza che avete una key light, cioè una luce primaria, che è quella del sole, e su quello dovete fare riferimento, punto, e niente altro. Questo video dunque termina qui, spero anche qui di essere stato abbastanza chiaro ed esauriente, come detto non c'era granché da dire su questa cosa, saranno poi cose che vi farò vedere in ogni caso, e vi saluto e alla prossima, ciao! Atento!